Partiamo, eccoci qua. Voilà, allora, tanto appunto, visto che ci manca poco e abbiamo da affrontare un argomento vagamente difficile, ce la possiamo prendere con un pochino di calma. Diciamo che il tessuto nervoso è un tessuto che compete soprattutto all'anatomia. La parte interessante del tessuto nervoso si descrive in termini anatomici. Quindi, se noi vogliamo descrivere la citologia del neurone, in realtà dobbiamo così riferirci a una specie di neurone idealizzato che però non esiste. Nel senso che il problema numero uno del sistema nervoso è proprio l'estrema, esagerata eterogeneità di questa componente neuronale. Quindi nel voler generalizzare, per forza di cose, ci fermeremo ad un livello molto molto superficiale. Ok, e però per darvi un'idea di quella che è la complessità dell'istologia, del tessuto che vogliamo analizzare, appunto vi faccio vedere questa immagine. Questo è un piccolo pezzetto di una fetta di un cervello, credo che sia umano, ok, dove sono stati colorati di fatto i corpi cellulari. E adesso vedremo come si fa a fare questa cosa, come si colorano solo i corpi cellulari. Quindi questi che vedete sono corpi cellulari di neuroni, e questo è un neurone. In mezzo ci sono alcune altre cellule con i nuclei leggermente diversi. Se hai l'occhio sai che queste sono cellule non, cioè cellule gliali, sempre nervose. Ecco, però la questione è che questo neurone è uno in mezzo ad una costellazione di neuroni, ok? I neuroni sono tanti come le stelle dell'universo, della nostra galassia. E quindi io adesso zoom in fuori, quindi vedete che questo fa parte di questa zona, però poi ce ne sono altre zone che fanno parte di sottozone, e questa è soltanto una delle tante sezioni che voi potete prendere di un encefalo umano, ok? Ed eccolo qua. E quindi diciamo abbiamo per le mani una struttura esageratamente complessa ed elaborata, in cui sì che riconosciamo delle caratteristiche istologiche, se volete, che però sconfinano spesso e volentieri, anzi direi quasi sempre, in considerazione di tipo anatomico. Ok, e per questo che quando io faccio questa lezione preferisco fare una piccola introduzione, qualcosa che tanto dovreste in parte già sapere, dovrete sicuramente riscoprire, però su quella che è, diciamo così, l'organizzazione anatomica del sistema nervoso, per avere un'idea, se no cosa fanno questi neuroni e come, perché sono fatti così, diventa complicato farli, no? Noi studiamo comunque il rapporto tra struttura e funzione. Ok, e quindi a cosa serve il nostro tessuto nervoso? E quando abbiamo studiato il muscolo abbiamo già discusso di integrazione sensorimotoria e da dove è spuntato fuori anche questo sistema nervoso per poter mettere insieme una catena di elementi che tenga insieme la componente sensoriale, mette in comunicazione il sensore con il motore, ok? La componente sensoriale con la componente motoria. E questa si chiama integrazione sensorimotoria e i nostri neuroni devono, cioè, la sanno fare molto bene. Quindi ci sono dei sensori, ci sarà tutta una catena di elaborazione, quindi di trasmissione, ma vedremo in mezzo anche di elaborazione dei segnali sensoriali che poi portano all'elaborazione di una risposta motoria. E in effetti, se andiamo a vedere l'evoluzione dei neuroni, questo è uno schema di, diciamo così, principali tipi di organismi animali, con i loro rapporti evolutivi, quindi vedete quando è che si sono separati, no? Le storie evolutive di queste diverse specie animali. E l'evoluzione del muscolo liscio e poi insomma del muscolo striato, che non è ben chiaro se sia stata evoluta indipendentemente oppure cioè,
diciamo che è possibile che il muscolo striato sia emerso più volte nell'evoluzione, partendo da questi componenti di base, più volte questi hanno finito per organizzarsi in quel modo, ma quindi l'evoluzione del muscolo striato in effetti coincide abbastanza, e comunque delle cellule muscolari, coincide abbastanza con l'evoluzione dei neuroni. Quindi neuroni e cellule muscolari sono, diciamo così, saltati fuori abbastanza insieme nella storia evolutiva degli animali. Ok, però, questo è semplicemente un altro schema che vi fa vedere. Ecco, però, dobbiamo tenere presente che l'integrazione sensorimotoria non è l'unica cosa che fa il sistema nervoso, perché in risposta a stimoli esterni, in realtà ci possono essere anche, diciamo, noi dobbiamo rispondere a stimoli esterni anche modificando in qualche modo il nostro ambiente interno, ok? Pensate alla riproduzione, pensate, non lo so, allo stato nutrizionale, al sistema immunitario. Ci sono un sacco di risposte che non sono motorie, ma che pure dipendono da stimoli esterni. Ok, e pensate, non so, alle ragazze che hanno vissuto insieme con altre ragazze, ma è capitato di vedere la sincronizzazione dei cicli? Questo è un mistero che dici, ma come mai ci sincronizziamo così? Evidentemente c'è qualcosa, negli animali questo è molto ben studiato, nell'uomo è meno chiaro, però evidentemente c'è qualcosa, c'è qualche stimolo esterno che condiziona il nostro stato ormonale. Questa la chiamiamo integrazione sensori-endocrina. Ok, però il concetto è sempre lo stesso, ci sono dei sensori e poi avremo una catena di neuroni che alla fine converge su queste cellule endocrine che rilasciano i nostri ormoni. Ok, okay, comunque il concetto è sempre quello di creare una catena di trasporto dell'informazione che però allo stesso tempo un po' la deve integrare. La può più o meno integrare. Ok, in effetti, diciamo, l'evoluzione del sistema nervoso parte da cellule che di fatto erano organizzate in una rete. Una rete di cellule sotto l'epitelio. Questo è Idra, ve lo ricordate Idra? Abbiamo visto questo animaletto, quindi abbiamo visto la componente muscolare. E però questa componente muscolare sì che, diciamo, risponde a stimoli magari che la cellula può sentire direttamente, però allo stesso tempo va coordinata, anche in quel caso lì c'è bisogno di una certa coordinazione motoria, in modo da rispondere a uno stimolo con una risposta coordinata, e questa coordinazione è permessa grazie a queste cellule specializzate nella comunicazione. Voilà, e qui c'era anche un video che vi faceva questo, in realtà lo faccio vedere ai bambini. Vabbè, lo faccio vedere. Ma sì, lo faccio vedere. Ok, questi sono animaletti che si muovono. Sì, questo non c'entra niente con questa psicologia, Questo è solo molto figo. Però per farvi vedere che appunto anche questo livello super basic in realtà è in grado di fare quel suo minimo di integrazione. Ok, quindi qui vedete questo processo, qui ci sono delle cellule specializzate, io non ve le ho fatte vedere, sono queste cellule che iniettano il veleno, sarebbero da corso di, più da di zoologia forse. Ok, e una volta che viene però colpita la preda, ovviamente ci sarà un qualche segnale che adesso farà contrarre tutta la parte muscolare di questo tentacolo, e ci vuole un po'. Diciamo che la velocità non è esattamente la cartella scelta evolutiva di Idra, non l'ha buttata sulla velocità. Eccolo qua, hai visto, con calma, senza fretta, però c'è stata una contrazione, okay, di tutta una serie di sistemi muscolari orientati nel modo giusto, e per fare questa contrazione, diciamo così, orientata, ovviamente il sistema muscolare, il sistema nervoso ha funzionato in questo senso. Ok, però in realtà l'evoluzione del sistema nervoso poi non,
va oltre queste reti, e di fatto però attenzione, perché reti di questo tipo esistono ancora anche negli animali più complicati come i mammiferi, per esempio intorno al tubo digerente, ci sono grandissime quantità di neuroni intorno al tubo digerente, ma vabbè, però diciamo nella storia del sistema nervoso però a un certo punto c'è stata una certa tendenza all'aggregazione, proprio per migliorare la capacità integrativa di questi neuroni, questi hanno cominciato ad aggregarsi, specialmente i corpi cellulari, diciamo così, hanno cominciato ad aggregarsi in strutture che chiamiamo tipicamente gangli. La parola ganglio intende gruppi di neuroni. Ok, e appunto però questi gangli si sono ingrossati fino a formare di fatto una struttura centrale molto più grossa che chiamiamo sistema nervoso centrale, e che è presente in tutta una serie di appunto animali, inclusi gli invertebrati. E questo per esempio è il sistema nervoso centrale della mosca. In realtà qui si riconosce ancora un po' una specie di struttura a gangli, però gangli molto molto grossi. Ecco che però nel momento in cui i corpi cellulari si accentrano, la periferia rimane distante e quindi bisogna mandare dei processi molto lunghi, li vedremo, si chiamano assoni, a contattare sia la parte sensoriale che la parte motoria. Quindi ci saranno una serie di informazioni che arrivano dalla periferia. Ops, dov'è? Non funziona più comunque. Oggi non funziona niente. Ci saranno una serie di informazioni che arrivano dalla periferia, ok, vanno alla parte centrale, vengono elaborate e ripartono verso la periferia. Ok, in realtà appunto noi non studieremo il sistema nervoso degli invertebrati, noi andiamo dritti a quello dei vertebrati, questo è uno dei vertebrati più semplici, la lampreda, probabilmente parente di qualcuno che assomigliava almeno a questo. E lo studierete. Ok, e ma sì, vediamo ancora questo elemento qua. Ok, e in questi animali il sistema nervoso di fatto emerge dall'ectoderma, deriva embriologicamente dall'ectoderma, la vedremo e la rivedremo, comincio a dirvela, tanto ve la dovrò ridire l'anno prossimo quando faremo biologia dello sviluppo. Quindi durante il periodo embrionale, di fatto l'embrione, questo l'abbiamo già detto, si divide in tre foglietti: l'ectoderma, l'endoderma, da cui verrà fuori il tubo digerente, e il mesoderma, da cui vengono fuori tutta una serie di derivati, muscoli, ossa, cartilagine, ok, mesoteli, endoteli, tutte queste cose. Ok, dall'ectoderma invece avremo sì, sicuramente l'epidermide, che si differenzia dall'ectoderma, ma anche, guarda un po' che curiosità, anche il sistema nervoso. Quindi i neuroni nascono come elaborazione di questo epitelio esterno. Questo epitelio esterno, a un certo, quindi questa è una struttura assolutamente epiteliale, è un epitelio, adesso lo vedremo, pseudostratificato, che si spessisce, solleva queste due pieghe neurali cosiddette, che poi si fondono a dare un tubo. La meccanica, anche se non la capite subito, non importa, la vedrete qua. Però diciamo che da questo epitelio noi lo arricciamo e otteniamo un tubo, il cosiddetto tubo neurale. E se andiamo a guardare la parete di questo tubo neurale, vediamo che è proprio costruita come un epitelio. Questo è un epitelio pseudostratificato, di fatto costituito da progenitori di neuroni. Quindi tutte queste che state vedendo, tutte queste cellule, questa è microscopia elettronica a scansione su un embrioncino che è stato così spezzato come una merendina. Questa invece è un'immagine in cui ne sono state colorate alcune, per farci vedere come sono fatte.
Ok, queste sono tutte cellule staminali. Cellule staminali che si dividono un sacco e poi danno origine a cellule che migreranno all'esterno per dare origine al cervello, quindi che si accumuleranno, in realtà lo vedremo dal lato apicale, ma non importa, insomma, di questo, scusate, dal lato basale, al di sotto della lamina basale di questo epitelio, cominceranno ad uscire neuroni ed accumularsi a formare un cervello. Di fatto un retaggio di questo, della cavità di questo tubo, qui non si vede bene, però nel tubo rimane una cavità, un retaggio di questa cavità rimane al centro dei cervelli e viene chiamato ventricolo. Sapete, al centro del cervello c'è una cavità piena di liquido che è il ventricolo. E come tutte le cavità, noi ci aspettiamo che sarà ricoperta da un... Cosa ricopre le cavità? Un epitelio, ok? Quindi già avevamo qui un epitelio durante la vita embrionale, questo è un epitelio staminale che produce neuroni. Durante la vita adulta questo epitelio perde la sua capacità staminale, in realtà vedremo qualcosa, no, non lo vedremo, lo vedo io più tardi, qualcosa di staminale rimane ed è la cosa che studio io, quindi la mia specialità è vedere che cosa rimane di quel potenziale staminale nell'adulto, questo è il mio mestiere di ricercatore. Ok, e però appunto troveremo questa cavità ricoperta da un epitelio, adesso vedremo chi è questo epitelio. Ok, per il resto i neuroni sono o parte di questo sistema nervoso centrale, ok, o comunque racchiusi in gangli all'interno del nostro corpo. Quindi i neuroni sono quasi tutti, diciamo, interni. C'è solo una piccola eccezione, c'è solo una popolazione di neuroni che invece è direttamente in contatto con l'esterno, e sono i neuroni olfattivi. I neuroni olfattivi, l'avete già studiato, no? L'epitelio respiratorio, ok? C'è una zona particolare dell'epitelio respiratorio, non so se ve l'ha già raccontata questa storia, non mi stressa. Comunque c'è una zona particolare dell'epitelio olfattivo, dell'epitelio respiratorio, qui in alto sui turbinati più dorsali, dove sono intersperse qua in mezzo alle cellule epiteliali delle cellule neuronali, quindi dei neuroni, e sono i neuroni appunto sensibili alle molecole odorose. Questi sono neuroni sensoriali, non solo periferici ma addirittura quasi esterni. E basta qui dal dettaglio. Ok, quindi a grandi linee possiamo immaginarci questo sistema nervoso come organizzato in una parte centrale dove si trovano i corpi cellulari, in realtà vedremo anche gran parte dei processi di moltissimi neuroni, ok? Seconda delle specie, insomma, nell'uomo sono miliardi, 100 miliardi, ci dice 200, 10, 50, comunque insomma sono parecchi, e quindi una parte centrale dove sono compresi tutti questi neuroni e una parte periferica che invece comprende tutti i processi, tutti i cavi se volete, che portano le informazioni dalla componente sensoriale e però portano anche, vedremo, le informazioni motorie verso i muscoli. E questa, diciamo, parte del sistema nervoso periferico è fatta di, essenzialmente di nervi, composta di nervi, e il nervo, vedremo, non comprende corpi cellulari, sono soltanto processi, sono cavi, sono 12 nervi cranici e 21 spinali nell'uomo. E poi però vedremo anche numerosi gangli, cioè ci sono neuroni che stanno fuori dal sistema nervoso centrale, quindi i loro corpi cellulari sono esterni al sistema nervoso centrale, ma vedremo sono comunque racchiusi in gangli.
Adesso vediamo se ce la facciamo un po' di istologia di questi grandi, la facciamo, se no la vedete poi all'esercitazione. Ok, quindi appunto questo sistema nervoso periferico. In realtà nel sistema nervoso periferico troviamo ancora, dovremmo fare ancora una suddivisione, che è la divisione tra il sistema nervoso somatico e il sistema nervoso autonomo. Però di questo forse invece ce ne freghiamo alquanto. Ce ne freghiamo un po'. Vediamo, sì, cioè ci basta sapere che il sistema nervoso autonomo ha una serie di gangli aggiuntivi all'esterno del corpo, che sono sparsi in giro per il corpo. Mentre il sistema nervoso somatico diciamo ha una serie di gangli associati alla colonna vertebrale, ma non solo in realtà, comunque una serie di nervi gangli che contengono, questo è importante, ce lo dobbiamo ricordare perché ne vedremo la struttura di questi neuroni, i corpi cellulari dei neuroni sensoriali. Per qualche strano motivo, i neuroni che portano l'informazione al sistema nervoso centrale hanno il corpo cellulare fuori dal sistema nervoso centrale, associato a questi gangli. Ok? Quindi, se questa è la periferia, ci saranno delle terminazioni nervose, vedremo, con dei lunghi assoni che entrano in questo nervo e poi vanno verso il sistema nervoso centrale. Diciamo così, se volete, qui lo vediamo in un preparato un po' più realistico. Questo è un preparato a fresco. Quindi questo è il midollo spinale, questo è il ganglio associato al midollo spinale, qui stanno i corpi cellulari dei neuroni sensoriali. Gli assoni di questi neuroni raggiungono la periferia e tutti quegli organi di senso specializzati che, in questo caso in realtà si tratta di sensazione somatica principalmente, cioè scusate, somatosensoriale. Ma comunque sono terminazioni nervose periferiche che portano informazioni verso il centro. Queste informazioni poi convergeranno sui corpi cellulari invece dei neuroni motori. Cosiddetti motoneuroni sono quelli che abbiamo visto l'altra volta sinaptare sulle cellule muscolari. Ricordate la sinapsi neuromuscolare? Quel terminale lì veniva da queste cellule qui, da questi motoneuroni. Quindi di fatto il sistema nervoso centrale è l'elaborazione, la catena di neuroni che sta tra l'input sensoriale e l'output motorio. Questa può essere diretta, molto veloce, oppure più o meno lunga. Nell'evoluzione quello che è successo è stato proprio allungare questa catena. Quindi avere sempre più neuroni che permettono di elaborare la risposta sempre di più, tenendo conto di cose che sono successe in passato e quello che sia. D'accordo? Comunque c'è tutta una parte di integrazione e di memoria che vedremo, si può, diciamo così, cominciare a guardare guardando la struttura del neurone. Non posso. Voilà. Allora, ok, comunque questo diciamo il concetto fondamentale. L'altro elemento che voglio già farvi notare qua, di natura anatomica, che ci interessa, quindi organizzazione anatomica a grandi linee periferico-centrale, nel periferico ci sono dei corpi cellulari di neuroni, si tratta soprattutto di neuroni sensoriali, adesso rimaniamo sulla parte somatica, queste cellule proiettano al sistema nervoso centrale, dove ci sono altri neuroni. Ok, l'altro elemento anatomico che ci interessa considerare è la divisione tra sostanza grigia e sostanza bianca. Perché appunto il sistema nervoso, adesso lo vedremo, sembra un groviglio,
ma di fatto è estremamente ordinato. Nella sostanza grigia sono conservati così i corpi cellulari dei neuroni, mentre la sostanza bianca è una regione specializzata per, diciamo così, il transito dei processi neuronali, assoni, essenzialmente assoni, ok? E dove passano i cavi? Come nelle case i cavi, no? Ce li avete nei muri, non li passano in giro per casa, no? E perché bianca? Di fatto adesso, tra poco lo vedremo, magari non oggi, ma nella prossima lezione. Ok, per il resto la composizione del sistema nervoso centrale, adesso lo vedremo, è essenzialmente di cellule. È fatto praticamente solo di cellule. Quindi non è un epitelio, di fatto evolutivamente deriva da un epitelio probabilmente, ontologicamente anche deriva da un epitelio, e in ogni caso diciamo che ed è chiaramente diverso da un epitelio, però riconosceremo alcune caratteri epiteliali in questo tessuto. Numero uno, il fatto che la sua composizione è fatta essenzialmente di cellule. Avete mai mangiato il fritto misto alla Ferrero? Avete mai mangiato le cervella? Qui, ragazzi, averlo messo in bocca aiuta moltissimo nell'istologia, no? Mangiare la carne, la verdura, no, la verdura no. Ok, però il cervello, se l'avete assaggiato, l'avete provato a toccare, è una gelatina, ok? Quindi sono soltanto cellule. E anche la componente di matrice extracellulare è limitatissima, è minima. Quindi questo è un tessuto le cui proprietà, sia fisiche che funzionali, dipendono essenzialmente da quelle delle sue cellule. E scusate, ma sono ricercatissimo, ma non so perché. Un attimo, Ok, e di fatto le cellule che riconosciamo in questo tessuto, e quindi poi lo compongono, questo è un tessuto essenzialmente cellulare, sono di alcune categorie. Qui ho segnato SNP, vuol dire sistema nervoso periferico, SNC vuol dire sistema nervoso centrale, e abbiamo appunto i neuroni, che troveremo sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico. Abbiamo visto questi gangli, più una serie di cellule gliali che stanno intorno ai neuroni. Però diciamo delle cellule gliali parleremo la prossima volta. Alcune tipiche del sistema nervoso periferico, altre tipiche del sistema nervoso centrale. Queste sono quasi tutte parenti, lo vedremo tranne la microglia. E poi abbiamo ancora, anche se forse è un sottotipo di cellula gliale, questo ependima, che è di fatto l'epitelio che ricopre le cavità dell'ependimo. E sì, qui sembrano già tanti tipi cellulari, ma in realtà chi diciamo vince il primato per la varietà cellulare sono i neuroni. Perché io oggi cercherò così di descrivervi il neurone generico, ma il neurone generico non esiste, esiste solo nei libri di testo. I neuroni sono una categoria di cellula esageratamente eterogenea. Qui ve ne faccio vedere uno. E diciamo anche la classificazione dei neuroni non è semplice. Per il cervello si parla di citoarchitettonica, cioè a seconda del posto in cui si trovano, quindi l'anatomia, la posizione anatomica è un criterio fondamentale per capire di che neurone stiamo parlando, ma questo adesso non è così importante. Il concetto è che però ognuna di queste regioni, le vedete che sono diverse già a occhio, ognuna di queste regioni contiene il suo specifico set di cellule.
neuronali. Quindi io adesso quindi ho preso una fetta, una microregione, e questo è il set di cellule che più o meno, tipi di cellule che condividono alcune caratteristiche morfologiche, odologiche, che vuol dire connessioni, eccetera, eccetera. Ok, quindi esageratamente eterogenei. Noi vedremo di fatto alcune piccolissime sottocategorie, quindi li descriveremo sotto alcune sottocategorie. Quindi criterio numero uno, per esempio, è il numero di processi. Se sono tanti o pochi, vedremo questi neuroni sensoriali adesso pseudo-unipolari, ma questo lo vediamo poi. Quindi numero di processi e ma sì, anche interneuroni, e per, lasciamo perdere. Ok, lasciamo perdere questa cosa qua. Il criterio morfologico lo vedrete in anatomia. Ok, però giusto per darvi l'idea che sono molto molto variabili, molto molto eterogenei. E un primo elemento in cui l'eterogeneità dei neuroni balza all'occhio, un primo criterio classificativo di eterogeneità, almeno che interessa a noi adesso che siamo più citoistologi, è quello delle dimensioni del corpo cellulare. Già solo sulle dimensioni del corpo cellulare, questa è una colorazione particolare che vi sto facendo vedere, che fa vedere solo i corpi cellulari, questi neuroni sono esageratamente variabili. Si va dai granuli del cervelletto, e avremo un preparato di cervelletto alle esercitazioni, per cui vedete questi puntini viola? Questi sono i nuclei di neuroni dei granuli, sono chiamati così, sono interneuroni, quindi sono cellule che proiettano localmente, hanno un piccolo, sono cellule piccole che fanno dei circuiti locali, molto piccoli, ok? Ecco, in questa stessa regione però, lo vedete qua, ci sono degli altri neuroni che si chiamano neuroni di Purkinje, che invece hanno un assone molto lungo che proietta lontano. Per chi non sa cos'è un assone, adesso tra poco c'è lui. Ok? Però sono cellule che hanno un processo cellulare molto lungo, che va invece a grande distanza. Nel cervello, se non lo sapevate, la comunicazione è tutta via cavo, non c'è il wifi. E quindi se vuoi mandare un'informazione dall'altra parte del cervello devi avere un piccolo filo che arriva fino dall'altra parte del cervello. E ovviamente però tutto questo citoplasma va tenuto in vita da un corpo cellulare, adesso vedremo. Per cui per esempio ecco che abbiamo che questa cellula è molto più grande di questa. Addirittura, guardate qui, il nucleolo di questa cellula sembra più grande del nucleo di queste altre cellule. Ok, e queste altre anche le vediamo, ok? Quindi la prima questione è la dimensione delle cellule, e addirittura nel caso dei neuroni abbiamo di nuovo un'eccezione alla legge di Drisch. In realtà in questo caso lo chiamiamo legge di Levi, nel senso che per alcuni tipi di neuroni, non per tutti, però questi qui che proiettano lontano, in animali più grandi avremo corpi cellulari più grandi. Ok? Quindi i neuroni più grandi del mondo li troverete negli animali più grandi del mondo. Il neurone motorio della balena, okay, deve avere un assone che magari fa metri e metri per arrivare a innervare il suo muscolo. Ok? E non ne avremo 10 in fila. Ok? L'epatocita della balena è grande come l'epatocita dell'uomo, del topolino. Ma quel neurone lì no, perché rimarrà sempre un solo motoneurone, è sempre la stessa cellula che dal sistema nervoso deve arrivare fino al muscolo. Nel passaggio dal topo alla balena non abbiamo che diventano 10 questi neuroni, non abbiamo un allungamento della catena, è sempre un solo neurone che fa questa cosa, però per forza di cose diventa più grosso. È chiaro? Ok.
Quindi alcune di queste cellule, in particolare i motoneuroni spinali, possono diventare veramente giganti, tipo 120-140 micron, che per una cellula è esagerato, è tantissimo, è enorme, più di un più di una fibra muscolare, per farvi un esempio. Di diametro del corpo, ed eccolo qua, aiuto, paura, il tema neuron. Questo è un neurone del sottosopra, fa paura, è gigante, mega gigante, ok? Qui vedete il suo corpo cellulare, questo è il nucleo, questo, cosa sarà questo? Il nucleolo, esatto. E questi però, sono anche questi sono neuroni, qualcuno è gliale, questo è un neurone, Però se vedete i nuclei di queste cellule sono più piccole del nucleolo di quell'altra cellula, okay? E questo è un altro concetto che probabilmente insomma rifletteteci un po', ok? Adesso in realtà arriveremo a descrivere bene le parti del neurone, però la questione di capire come è fatto un neurone, che poi è l'elemento che ci permette di capirlo bene, La struttura di questo neurone, la logica con cui sono costruiti, non è stato facile storicamente da risolvere come erano fatti questi neuroni, perché appunto il sistema nervoso centrale è un intreccio di processi di cellule, è un groviglio. Quindi dal punto di vista delle colorazioni istologiche questo è un bel casino, diciamocelo chiaramente, nel senso che se tu, questa è una semifine colorata con blu di toluidina. Sulle semifini, diciamo, sono fette molto molto sottili, che vengono colorate tanto in modo da colorare tutta la massa citoplasmatica. Allora, se noi coloriamo tutto il citoplasma che c'è, di fatto ci troviamo di fronte un groviglio inestricabile. Ok? Quindi se noi coloriamo tutti i neuroni, troviamo una colorazione, un sistema per colorare tutte le cellule, non si capisce niente. Sono troppe, tutte appiccicate. Ok, esistono in realtà dei coloranti che colorano meno, quindi che riescono a colorare solo il corpo cellulare, adesso vedremo su che base, come mai, come questo crisil violetto, Quindi vedete qui abbiamo colorato solo i corpi cellulari, questo è utilissimo per capire la citoarchitettonica, quindi come sono distribuiti i corpi cellulari, le regioni anatomiche del cervello, bellissimo, però i neuroni non li vediamo, vediamo solo i corpi cellulari. Ok, questo è rimasto così un po' un problema irrisolvibile finché non è arrivata un'idea del signor Golgi, quindi un italiano che ha trovato questa ricetta, ok, questa ricetta ha vinto il premio Nobel, quindi insomma la studiamo, cari amiche, allora prendete il vostro cervello, lo fissate in parformaldeide, e poi incubate per un paio di giorni in bicromato di potassio, non troppo, un po' diluito, non esagerate, mi raccomando, 2%, non di più. Poi incubiamo per un altro 2-7 giorni in nitrato d'argento. Chi studia o chi ha studiato o chi si è mai occupato di fotografia, forse un po' gli suona, era il periodo anche in cui appunto la fotografia non era agli albori, diciamo così, e giravano queste soluzioni. Ok, e appunto incubiamo ancora per un paio di giorni, forse anche una settimana, dipende quanto è grande il vostro pezzo, in nitrato d'argento, di nuovo molto molto diluito. Sezionare, montare, osservare al microscopio, servire freddo. Allora, attenzione, vediamo, non so quanto ne sapete di chimica. Bicromato di potassio e nitrato di argento. Cosa fanno bicromato di potassio e nitrato d'argento? Non lo so, ci vuole il professore di chimica, glielo chiediamo, signor professore di chimica. Fa cromato d'argento. Accidenti, è vero. Cromato d'argento. Ok, perché il cromato d'argento invece ti interessa? Perché questi due sono assolutamente incolore, mentre il cromato d'argento è insolubile, quindi precipita, tende a cristallizzare, forma dei cristalli ed è nero, è bello colorato. E ve lo faccio vedere qua, ok? Quindi vedete, noi
mischiamo due soluzioni trasparenti e la reazione chimica però che c'è tra queste due soluzioni dà origine ad un precipitato che è questo è il cromato d'argento, un precipitato quindi che tende a cristallizzare insolubile e invece scuro, visibile, ok? E ci siamo quasi a capire perché questa cosa qui ha cambiato il volto delle neuroscienze. Questa reazione chimica, anche detta reazione nera, perché ha cambiato il mondo delle neuroscienze? Perché di fatto noi mettiamo questi due componenti estremamente diluiti. Il nostro pezzo è a bagno in questi reagenti molto molto diluiti e questo fa sì che i centri di cristallizzazione siano pochi e rari. Ok, però quando comincia a formarsi il cristallo, allora poi questo cristallo cresce. E ovviamente la probabilità che questo cristallo inizi a formarsi dentro una cellula è elevatissimo, perché nel cervello è quasi tutto intracellulare, lo spazio extracellulare è quasi inesistente. Quindi questi centri tenderanno ad essere intracellulari. In più, per qualche motivo, forse non si sa ancora bene esattamente come funziona questa reazione, perché sono passati più di 100 anni, ma si pensa che in realtà il citoscheletro, quindi i neurofilamenti, i filamenti intermedi dei neuroni, possano in qualche modo favorire la formazione per le distanze, per non si sa bene, comunque favorire la formazione di questi cristalli. Ecco che però il fatto che noi abbiamo pochi centri di cristallizzazione e una reazione che però poi è a catena e si diffonde in tutta la cellula, riusciamo a colorare intere cellule, inclusi i loro processi più fini e distanti. Chiaro? Questa si chiama una marcatura sparsa. Ed è ancora assolutamente super utilizzata nella ricerca. Magari non usiamo più la reazione nera, usiamo reporter, virus, quello che volete. Però il fatto di marcare in modo sparso le cellule, in modo da vederle interamente e di poterle seguire interamente, questo è ancora assolutamente un concetto utilizzatissimo per studiare il sistema nervoso centrale. Ed eccole qua, quelle che mi ho fatto, quello lì di prima era uno schema, questa è, diciamo così, l'immagine reale. Da qualche parte avevo anche un preparato online su questo col Golgi, bellissimo, vabbè. Vedete questa? Non è che tutto intorno non ci siano cellule, è che non sono state colorate. Il fatto di averne colorata solo qualcuna mi permette finalmente di vedere com'è fatta, ok? Ed è stato solo con l'invenzione di questa tecnica che di fatto finalmente si è capito come erano fatti i neuroni. E in realtà Golgi ha inventato il metodo, però chi lo ha utilizzato, diciamo così, al meglio, chi ne ha poi estratto, fatto miglior frutto, e poi il frutto del suo lavoro in realtà è rimasto fino ad oggi, è questo Santiago Ramón y Cajal, che ha vinto anche lui il premio Nobel insieme a Golgi nel 1906, e che però, diciamo appunto, viene considerato lui, più che Golgi, il padre delle neuroscienze moderne. Perché? Perché appunto lui si è messo lì e ha cominciato a disegnarne parecchi, e quindi è da lui che viene la generalizzazione di come è fatto un neurone. Quindi qui vedete il corpo cellulare, diversi processi, però lui comunque ha cominciato a seguire questi processi cercando di seguire quello che era il flusso dell'informazione. E facciamola molto molto breve, ok? E appunto però a forza di seguire questa informazione lui si è accorto che questa informazione tendeva ad essere unidirezionale all'interno dei neuroni. E quindi da qui viene la sua intuizione più rivoluzionaria, che a noi interessa dal punto di vista citologico perché è generale,
e che è appunto quella della polarità neuronale. Quindi i neuroni sono cellule polarizzate. Se volete, come sono anche quelle degli epitelii, anche quelle sono polarizzate. Beh, quasi tutte le cellule hanno dei poli. Comunque, ok, perché lui che cosa riconosce in questi neuroni? Essenzialmente due categorie di processi, che chiameremo dendriti, dendros, viene dal greco, vuol dire albero, e in effetti questi dendriti si ramificano come i rami degli alberi. Possono essercene tanti, possono essercene pochi, quindi il numero di dendriti diventa anche un altro, e la forma dei dendriti diventa anche un altro metodo classificativo di questi neuroni, ma diciamo in generale si ramificano appunto un po' come i rami degli alberi, cioè man mano che ci allontaniamo dal centro, dal soma, diventano sempre più sottili. Possono ramificarsi ulteriormente, però dando origine sempre a rami sempre più sottili. Ok, e invece questi dendriti possono essere pochi o tanti, però diciamo sono in numero variabile, mentre dall'altra parte, diciamo un altro tipo di processo che emerge dal corpo cellulare è l'assone, un processo molto più sottile, il suo diametro è costante, è proprio come un cavo, quindi uno, ed è soltanto uno, scusate. E c'è di assone, ce n'è sempre soltanto uno, al massimo non ce n'è nessuno, ci sono anche alcuni, se l'eccezione c'è sempre, la variabilità di queste cellule è esagerata, ci sono anche gli axonless, ci sono neuroni senza assone, però diciamo quando c'è, ce n'è soltanto uno, neurone con due assoni, quelli non esistono. Ovviamente questo assone poi può ramificarsi secondariamente, ma ne esce soltanto uno. E l'informazione, in effetti, all'interno dei neuroni, magari lo sapete già, procede direzionata, polarizzata, proprio dai dendriti all'assone. Quindi i dendriti sono l'input, vedremo. I dendriti ricevono le informazioni attraverso le sinapsi e l'assone poi dopo le rilancia, però vedete già che in questa struttura c'è, diciamo così, già un'unità integrativa, perché sono tanti gli input che questa cellula può ricevere, ma l'output sarà sempre soltanto uno. Ok, quindi questa è già una cellula che di suo integra delle informazioni. Riceverà un sacco di informazioni e poi, bam, sparerà la sua risposta. E questa risposta poi, grazie a questo cavo, potrà raggiungere i quattro angoli del pianeta cervello. Ok, e quindi ovviamente questa è stata sicuramente la sua intuizione più grande, motivo per cui anche Cahal era convinto che i neuroni fossero cellule singole. Golgi era convinto, dopo averle viste, che si trattasse di una rete, una specie di rete con citoplasmi tutti connessi, una specie di sincizio. Invece Cahal diceva no, questa è direzione univoca dell'informazione, deve passare attraverso elementi singoli, ok? In realtà fino a che non c'è stato il microscopio elettronico nessuno ha potuto veramente capire se era un sincizio, perché poi per vedere il contatto tra le cellule, vedremo, ci voleva il microscopio elettronico. Ok, però appunto dopo averli visti, a questo punto è stato possibile creare una serie di catalogazioni che di fatto competono all'organizzazione, fanno, diciamo, le basiamo sull'organizzazione dei dendriti. Quindi più dendriti, meno dendriti, quanto è lungo l'assone, dove è messo l'assone. A me questa cosa interessa poco, ve li faccio vedere, così, come le foto delle mie vacanze, qui ero al mare,
Ecco, qui c'era molto vento, ero spettinato, sono venuto male in questa foto, ecco qua, e qui non mi ricordo. Comunque, ecco, però per esempio, questa in realtà è anche interessante, se volete, questa immagine. Quindi qui vediamo una cellula con una serie di dendriti, riceverà informazioni da quello che volete, al suo assone, che attraversa regioni dove ci sono neuroni, dove c'è tutto quello che volete, ma non se li caga di striscio. Poi arriva in una zona che gli interessa e qui invece... ha una arborizzazione enorme e crea tantissime sinapsi con tutte le cellule che incontra. Ok? Quindi questo anche per darvi un'idea del livello di complessità. Cioè queste cellule, adesso vedremo, si riconoscono con sistemi di adesione specializzata che sono le sinapsi tra neuroni diversi, con una eterogeneità infinita. E come si spiega tutto questo? In realtà noi non ce ne frega niente, lo vedremo. Sì, anche scusate, basta. Ok, questo qui, se volete andare, ve l'ho messo, è interessante. Questo è una classificazione, adesso per, siccome sono stati classificati in tutti i modi, la morfologia, le caratteristiche elettrofisiologiche, le proiezioni, in realtà ne saltano sempre fuori di sottotipi diversi di neuroni. E allora adesso c'è un lavoro che viene fatto a questo Allen Institute, questo era il socio di Bill Gates che ha avuto questa svolta filantropa, ma comunque dove vengono raccolti dati infiniti e sono resi pubblici, e adesso loro stanno cercando di fare una classificazione, loro in realtà anche insieme ad altri gruppi in giro per il mondo, per single cell RNA-seq. Sapete che cos'è il single cell RNA-seq? È il sequenziamento del trascrittoma, quindi di tutti gli RNA di una singola cellula. Quindi ogni cellula esprimerà certi geni e produrrà certi RNA, ne produrrà tanti, pochi, insomma, no? Quindi il set di geni che una cellula esprime, quello è diciamo la cosa più vicina all'identità di una cellula, se volete. Che tipo di cellula sei, mi devi dire che geni esprimi, d'accordo? Quindi non è ancora, magari dalla funzione per cui servono le proteine, tutte le modificazioni che avete visto, è distante ancora un po' il trascrittoma, ma per l'identità della cellula questa è la sua carta d'identità, d'accordo? Gli RNA che una cellula contiene, quella è la sua carta d'identità. E adesso questo viene utilizzato per così classificare queste cellule super eterogenee. Ma noi non ce ne frega niente di tutta questa eterogeneità, facciamo un bel salto indietro, e andiamo invece a vedere le caratteristiche generali. Quindi abbiamo visto la polarizzazione e abbiamo ragionato già sul significato funzionale di questa polarizzazione della cellula e di divisione appunto in dendriti e assone. In realtà l'altro elemento che fa di un neurone e la possibilità di eccitarsi. Oh Dio! Sono cellule super eccitabili e di condurre impulsi elettrici, quindi di gasarsi per quello che sente, però poi di dirlo a qualcuno. Queste sono cellule che non devono essere troppo introverse, se no rimangono piuttosto inutili. Devono essere molto estroverse, chiacchierone. Quindi ricevere, ma anche inviare e trasmettere segnali. Cellule specializzate nel comunicare. Ok, a questo punto siamo pronti per iniziare a vedere un pochino di più la struttura, l'organizzazione delle singole parti di questi neuroni. Allora, e partiamo dal centro, partiamo dal corpo cellulare. Il corpo cellulare del neurone è quello che abbiamo visto, può essere estremamente grande o piccolo, insomma, è molto eterogeneo, no? Tra le cellule. Cellule più grandi hanno questi corpi cellulari più grandi. Perché? Perché di fatto la sintesi proteica è estremamente centralizzata in queste cellule. Avviene di fatto solo nel corpo cellulare. E ragioniamoci un secondo, eccoci qua. Allora, questo qui è un motoneurone,
Quindi vediamo un pochino il corpo cellulare ed il nucleo. Allora, cosa mi dite di questo nucleo? Cosa vi sembra? La vedete l'eterocromatina? Poca, eh? Dov'è l'eterocromatina? Quasi non c'è. Questo è un motoneurone, è una cellula gigante. Perché non vediamo l'eterocromatina? Secondo voi? Non c'è? Esprime tutti i geni possibili e immaginabili, anche l'emoglobina? No, ovviamente no, ok? Ci sono molti geni che non vengono espressi e che sono probabilmente anche eterocromatizzati, comunque in forme di cromatina non attive, però e questo è proprio un problema dimensionale. Se voi un nucleo lo espandete, e lo vedremo ancora bene anche con i coloranti istologici, ovviamente la cromatina si diluisce, cioè c'è più spazio. Questa probabilmente è un po' eterocromatina, questa cosa qui un pochino di eterocromatina. È curioso che quasi non si veda quella associata alla lamina nucleare, che o si vede molto poco. Vabbè. Però tenete conto che anche questo nucleo è gigante, quindi anche la superficie della lamina nucleare è molto più grande, quindi c'è molto più spazio per far passare anche queste, per sì, appoggiare queste parti di eterocromatina, che quelle ci sono sempre. Ok, poi cos'altro notiamo? Questo cos'è? Il nucleolo. Nucleolo gigante, ok? È un grattacielo di 7 piani con piscine. Molto spesso ha proprio una sua architettura. Non so se l'avete visto nei preparati che abbiamo visto. È una struttura estremamente complessa, bellissima, gigante. Perché è così grande? Cosa si fa nel nucleolo? Cos'è che ci. Cosa fa il nucleolo? I. Ribosomi, chi vota per ribosomi? Ah, esatto. Nel nucleolo vengono prodotti e assemblati i ribosomi e c'è gli RNA ribosomiali, vengono sintetizzati lì. E il fatto di avere un nucleolo che è così gigante, che cosa ci fa pensare? Che saranno prodotti molti ribosomi e quindi dal punto di vista metabolico cosa ci dice di questa cellula? Perché fai molti ribosomi? Cosa te ne fai? È una collezione? Sono come le carte Pokémon? No, perché facciamo tanti ribosomi? Perché faremo molta sintesi proteica, ok? Quindi ci aspettiamo, poi ovviamente dipende dalle cellule, quelle più piccole non ce l'avranno così grande, in genere è uno solo nei neuroni, non è vero? Ok, e produrremo un botto di ribosomi di sintesi proteica. Allora, tutti questi ribosomi sono di fatto il segreto di questi coloranti istologici che vi ho fatto vedere prima, che colorano soltanto i corpi cellulari. Quindi, cresil violetto, blu di toluidina, verde di metile. Blu di toluidina l'abbiamo già visto, eh? Cosa colorava? Cosa fa il blu di toluidina? Non è che l'abbiamo già visto? No? Fibre elastiche qui non ci sono? Il cervello non è elastico per niente? Molto poco. Cosa colorava il blu di toluidina? No? Non l'abbiamo visto in qualche ghiandola? Tipo nel pancreas? Ricordate qualche preparato di pancreas con blu di toluidina? No, beh, diciamo che fanno molto bene gli acidi nucleici, diciamo così, RNA e DNA. Okay. E infatti vediamo che i nuclei sono marcati, li vedete i nuclei marcati? Ma anche tutta questa veniva chiamata sostanza tigroide, vi capiterà di leggerlo anche sui cartellini, tigroide perché è un po' tigrata, vedete qua. Vedete che è fatta a zolle, questa sostanza tigroide, ma di fatto si tratta di ribosomi.
appunto, sapendo questo, però già notiamo come la sintesi proteica di fatto sia confinata al corpo cellulare. Vedete, qui ci sono i dendriti, qui ci sarebbero i dendriti, però tutta questa massa di ribosomi non si estende fino ai dendriti, ok? È proprio concentrata sul corpo cellulare. Adesso li vedremo meglio ancora in microscopia elettronica, non ti preparato. Ok, e qui però appunto io vi ho detto, fa gli acidi nucleici, dove sono gli acidi nucleici qua? Questo cos'è? Ma cos'è, eh? E perché non si è marcato? Io dico stupidaggine, mi sbaglio spesso, ma questa volta no. Marca gli acidi nucleici, eppure quel nucleo è bianco. Com'è stufato? Dai, Sherlock Holmes. Siete degli scienziati? Pensateci un attimo. Scusate, il nucleo di questa cellula è venuto marcato benissimo. Lo vedete? Quel nucleo lì è bellissimo. Bello, colorato, intenso, potente. Eh? Ah! La densità della cromatina, esatto. Noi abbiamo colorato tanto quanto bastava per avere... Quanto DNA? Le cellule hanno la stessa quantità di DNA? Le cellule di uno stesso organismo hanno tutte la stessa quantità di DNA? Sì, con piccole eccezioni, ok? Quindi la quantità di DNA è la stessa, però allora anche la quantità di colore che questo DNA può legare è la stessa. Se io lo gonfio, l'ho diluito, ok? Fino a diventare bianco. Ok, molto bene. Voilà, questo è il concetto. Mentre il nucleolo, che vedete che qui è gigante, contiene RNA ribosomiali molto densi, allora qui lo vedo marcato anche con questi coloranti. Ok. E qui semplicemente qualche altro esempio, sempre col violetto di cresile. E appunto adesso lo vediamo in microscopia elettronica, però queste zolle di NIS corrispondono a regioni ricche di ribosomi, sia come ribosomi liberi, adesso lo vediamo, che come... Dov'è? Ne avevo una più bella, eccolo qua. Voilà, lo vedete? Vediamo un po'. Cos'è questo? Cos'è quello? È un sorriso? Dall'inizio. Uno, due, tre. Siamo qui per pregare oggi a reticolo endoplasmatico rugoso, santo reticolo, prega per noi. E invece tutto intorno a questi puntini ribosomi. Come sono questi ribosomi? Sono? Come li chiamiamo? Ribosomi? Liberi. Ribosomi liberi, a fare le rosette. E se vedete, in realtà ce ne sono parecchi. Quindi abbiamo moltissimi ribosomi liberi e moltissimo reticolo endoplasmatico rugoso. Quindi ci saranno molte proteine citoplasmatiche, ma anche molto reticolo endoplasmatico rugoso. E qui il corpo cellulare, in realtà, vediamo anche, scusate, cos'è questo? Il Golgi, ok, e sono dei Golgi giganti, super elaborati, a volte ce n'è anche più di uno, d'accordo? Questa è la centrale, l'ufficio postale di New York. Ci sono quantità di proteine da mandare ai quattro angoli di queste cellule, in più, immaginate, con tutti questi compartimenti, il dendrite, la parte distante del dendrite, l'assone, la parte finale dell'assone, d'accordo? I compartimenti che possiamo distinguere in queste cellule sono tantissimi. Ok, però c'è ancora una domanda che io mi pongo, scusate, perché tutto questo reticolo endoplasmatico rugoso? Cosa ci fa pensare? Qui noi vogliamo capire com'è fatta sta cellula, farci un'idea. Secrezione, giusto? Reticolo endoplasmatico rugoso, proteine destinate alla esocitosi. Aspetta. Aspetta, scrivere, aspetta. Ma il neurone fa tutta esocitosi? No. Aspettate, vediamo, parliamone. Il neurone fa esocitosi? Nelle sinapsi. Nelle sinapsi, giusto? L'abbiamo visto, il neurotrasmettitore
ci sarà dell'esocitosi. Però vi devo dire una cosa, queste cose che vengono esocitate, vengono esocitate talmente tanto, okay, con una frequenza talmente grande, che avere un peptide da sintetizzare tutte le volte per fare il neurotrasmettitore sarebbe una faticaccia. E infatti non è così. C'è secrezione di peptidi, ma molto poco. La maggioranza dei neurotrasmettitori sono piccole molecole. Adesso lo vedremo. Ok, ma quindi aspettate, se non è per la secrezione, che cosa potrebbe essere? Cos'altro c'è che viene sintetizzato nel reticolo endoplasmatico rugoso? Proteine di membrana. Chi è d'accordo con lui? Proteine di membrana? Le proteine di membrana sono fatte nel reticolo endoplasmatico rugoso? Sì, e come? E come sarà la membrana di queste cellule? Complessa, piena di proteine oppure no? E come? Adesso lo vedremo. Le proprietà del neurone dipendono in gran parte dalla sua membrana. Quindi la ricezione dei segnali dov'è? A livello della membrana. Tutte quelle proteine, i canali, il voltaggio dipendenti, eccetera, eccetera, che servono per far passare, far volare il segnale, per rilanciare il segnale, anche quello avviene a livello della membrana. Quindi la membrana plasmatica per il neurone è un compartimento super specializzato e super elaborato. Quindi di fatto molto di quel reticolo endoplasmatico rugoso è destinato in realtà alla produzione di proteine di membrana. Okay, più che proteine destinate all'esocitosi. Ogni tanto uno se ne dimentica, perché abbiamo visto un sacco di reticolo endoplasmatico esocitosi in tutte le ghiandole esocrine. Quando c'era tanto reticolo endoplasmatico era perché c'era una secrezione proteica elevatissima. Ecco, questo non è il caso. Sì, allo stesso tempo però abbiamo anche produzione, grande produzione di proteine invece citoplasmatiche. Perché anche nel citoplasma dei neuroni succedono un sacco di cose. Ok, ci siamo detti quasi tutto. Un altro elemento, se volete, questa è una curiosità, però se vedrete mai dei preparati di sistema nervoso centrale, di cervello, specialmente se sono umani, vi capiterà, sia in microscopia elettronica che in microscopia ottica, di vedere questi fastidiosissimi depositi di cosiddetta lipofuscina. La lipofuscina, comunque questi depositi, cioè si osservano anche in altri tipi di cellule, sono di fatto residui di attività autofagica o lisosomiale, insomma. Quindi sono parti, diciamo, di proteine che sono state digerite, in qualche modo indigeribili. Queste sono le discariche. Siccome non ci sono i termovalorizzatori, non c'è l'inceneritore, e quindi ci sono alcune, per qualche motivo, non si sa, però ci sono, non è neanche del tutto chiaro, alcuni aggregati proteici che non riescono ad essere smaltiti e si aggregano, quindi non sono dei veri e propri organuli, ma sono, diciamo così, aggregati di proteine foldate male o comunque avanzi, insomma, di fatto proteici comunque. E sono fastidiosi perché sono autofluorescenti. Quindi se voi guardate un cervello con l'immunofluorescenza, questi sono fluorescenti di loro. E la cosa curiosa è che si accumulano con l'età. Quindi negli individui più anziani, i neuroni degli individui più anziani, comunque anche i cervelli di persone più anziane, sono più fastidiosi da studiare, perché ne hanno molto di questa lipofuscina. In realtà ormai è ben dimostrato che i neuroni non rigenerano, d'accordo? Che i neuroni, ve li tenete, sono cellule che durano tutta la vita dell'individuo. Del muscolo avete visto che un po' di rigenerazione ci può essere, l'epitelio dell'epidermide viene rigenerato continuamente. Invece il neurone, se voi vivete 100 anni, quel neurone vive anche lui 100 anni. Okay. Adesso è stato fatto uno studio di recente col carbonio 14, hanno fatto la datazione dei neuroni al carbonio 14 e
Ed infatti hanno dimostrato che la quantità di carbonio 14, che per un certo periodo nella nostra atmosfera è andata variando perché, insomma, per una questione di problemi di test nucleari, c'è stata un'esplosione di test nucleari a un certo punto negli anni 50, e quindi il carbonio 14 era salito clamorosamente nella nostra atmosfera. A un certo punto c'è stato un trattato per cui questi test nucleari sono stati banditi e il carbonio 14 ha cominciato a ritornare a livelli normali. Ecco, però per tutto un periodo c'è stato un particolare livello di carbonio 14 nell'atmosfera, nei cibi che noi mangiamo. Per cui, guardando il livello del carbonio 14 in questi, nei nuclei dei neuroni di questi di persone che erano morte, loro riuscivano a correlare con la data di nascita dell'individuo. Okay? Quindi, in qualche modo, se volete, una dimostrazione che i neuroni durano per tutta la vita. E però, durando per tutta la vita, accumulano un po' di schifezze. C'è un po' di parte di proteina che non riesce a essere degradata. Ok, dai, sentite, io mi fermerò alla fine dei dendriti, promesso. Poi continuiamo domani con l'assone. Però non faccio la pausa. Siete vivi? Dai, sto facendo una roba super soft. Sono due chiacchiere. La stiamo facendo molto chiacchierata, dai. Ok. Allora, i dendriti, che cosa ci troviamo nei dendriti? Mitocondri. Vedremo, reticolo endoplasmatico, non rugoso, se no avremmo visto, li avremmo visti colorati con le colorazioni di Nissen. Quindi si tratterà di reticolo endoplasmatico liscio. Qualche ribosoma sparso, ovviamente il citoscheletro. Ok, ta-da! Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dunque, intanto vediamo di riconoscere la cellula. Ok? Questi sono i dendriti. Vedete queste tre dita? È un punto in cui abbiamo, diciamo così, un dendrite più grosso che si ramifica in tre dendriti più piccoli. Lo vedete? Dovete vederlo tutti, eh? Ok. Tutto intorno lo vediamo domani, questi sono gli assoni, quindi i portatori di informazioni, antenne e segnalatori. Allora, di cosa è fatta l'antenna? Ok, il dendrite. Vedete un po', questi cosa sono? Mitocondri, parecchi mitocondri, d'accordo. E lo vedremo perché parecchi mitocondri. In realtà, appunto, il neurone è una cellula che consuma tantissimo. È una Ferrari. Ok, questo cosa sarà invece? Cosa sono queste vescicole? Reticolo endoplasmatico liscio, esatto. Qualche goccia lipidica, sempre per, diciamo così, alimentare i nostri mitocondri. Non troverete mai granuli di glicogeno. I granuli di glicogeno infatti sono un sistema per identificare la glia. Gli astrociti hanno il glicogeno, i neuroni mai. Ok, e poi tutti questi filini, cosa saranno questi? Cosa sarà? Citoscheletro, ok? A questo ingrandimento non possiamo dire se è microtubuli o neurofilamenti, ma sarà citoscheletro. In profondità così non è attina, ok? L'actina, qui la vedremo, è molto più superficiale. Ok, sui dendriti, poi lo vediamo la prossima volta, troveremo anche queste sinapsi. Però fatemi andare avanti, ecco qua, ok? Voilà, qui di nuovo, vediamo di orientarci. Tutti questi fini processi, questi sono gli assoni. Li abbiamo visto anche in un preparato di muscolo. Ok? Voilà, questo è un dendrite tagliato trasversalmente, questo è un dendrite tagliato longitudinalmente. Ok? Sapete cosa sono questi? Questi, questa volta lo possiamo dire, che componente del citoscheletro.
Dai, con coraggio. L'ho già sentito dire giusto. Qualcuno l'ha detto giusto, ma timidamente. Cosa sono questi, secondo voi? Microtubuli? Chi vota per microtubuli? Oh oh! Non tanti, eppure, se guardate bene, è vero che si vede uno spazietto un pochino più chiaro all'interno, ok? Questi sono dei tubuli. I filamenti, i neurofilamenti, li avremmo riconosciuti, tipo questo è un neurofilamento, probabilmente, perché sono più, diciamo così, non hanno il buco in mezzo. Il microtubulo ha il buco in mezzo e in preparati di microscopia elettronica, ovviamente un po' di buona qualità, lo possiamo riconoscere. In più, guardate un po' se, che cosa si vede qua. Cosa vi sembra questo? Qui si vede il microtubulo, giusto? Un cerchio e qualcosa di più denso che ci sta appiccicato. Sapete cos'è quello? Una proteina motrice che si sta portando con gran fatica, si stava, poi mi è arrivato lo zio col camice, si stava portando una vescicola attaccata al microtubulo. E questo anche poi, adesso lo vedremo meglio sull'assone, però questa stessa cosa succede anche nei dendriti. Ok, un sacco di microtocondri e microtubuli tanti, lo vedete il citoscheletro? Vedete quanti sono questi microtubuli? E che cosa fanno i microtubuli? Sono autostrade su cui passano proteine che verranno messe in membrana, che vanno portate in un compartimento piuttosto che un altro. Ok, quindi il citoscheletro, diciamo la componente di microtubuli in queste cellule, il cui citoplasma è bianchissimo, è estremamente, meravigliosamente sviluppato. Ok, e questo di nuovo ci dà però l'idea che c'è un grandissimo trasporto di prodotti proteici o quello che sia, mitocondri, tutti passano, utilizzano queste autostrade per spostarsi all'interno del neurone. D'altronde abbiamo visto, la sintesi proteica è centralizzata, è tutta lì, mentre i processi possono essere molto molto distanti, c'è molta strada da fare per tante tante molecole. Quindi vedremo, la componente di citoscheletro è molto molto elaborata, in particolare quella di microtubuli. Ok, l'altro elemento che caratterizza i dendriti, non tutti di nuovo, in alcuni tipi di neuroni, però diciamo si ritrovano spesso, sono quella di compartimenti specializzati per la ricezione di sinapsi. Quindi le sinapsi sul dendrite possono avvenire in qualunque punto, ovviamente. Quindi in qualunque punto del dendrite può ricevere una sinapsi. Ma in molti casi, in realtà questa sinapsi avviene in un compartimento specializzato, in un privé. In realtà vedremo, la sinapsi causa la depolarizzazione della cellula, quindi causerà un cambiamento della sua potenziale di membrana, come abbiamo visto per il muscolo. Qua abbiamo già così intravisto per il muscolo, la stessa cosa succede nei neuroni. Ecco che però questo cambiamento, diciamo così, dell'attività elettrica, ovviamente che ha una sua storia, nel senso che in ogni sinapsi, e la parte presinaptica e la parte postsinaptica hanno un dialogo che va avanti nel tempo, ok? E quindi questa, diciamo, relazione ha bisogno di un po' di intimità, se volete, no? Per questo piccolo privé, loro si contattano. Lo scheletro di queste, il citoscheletro in queste sinapsi, somiglia molto a quello di altri tipi di estroflessioni che avete già studiato in altri tipi di cellule. E come spesso accade per queste fine estroflessioni della membrana, lo scheletro è fatto di actina, c'è scritto lì ma lo dovete sapere, microvilli, tutte quelle cose lì. Erano tutti sempre
belli pieni di attina, quindi con un bel citoscheletro di attina. E perché questo? Perché in realtà molto spesso sono motili queste estroflessioni. Sono plastiche, se volete. E in effetti non ci stupisce che questo è l'elemento di plasticità più, diciamo così, evidente anche nei cervelli adulti. I neuroni sono abbastanza statici, ok? Adesso è possibile con dei microscopi guardarli live, fanno video per mesi e mesi, singole cellule le filmano tutti i giorni, sono sempre ferme uguali, ok? Quindi sono strutture estremamente elaborate, noi le vediamo fisse col Golgi, no? È morto, ma grazie che non si muove. Ma come sarebbe quel neurone se noi lo guardiamo dal vivo? E si fa il live imaging, metti il microscopio e la cellula fluorescente, tutti i giorni vai, lo fai. E in realtà queste sono sempre molto ferme, immobili. La parte più dinamica, che invece si modifica, specialmente in base all'esperienza, è proprio quella delle sinapsi. Quindi le sinapsi, alcune durano anni, per carità, però sono, diciamo così, un compartimento che è capace di maggiore plasticità. E questo non ci stupisce, se volete, quando abbiamo visto il suo citoscheletro, noi che siamo citoistologi. Ok, quindi la spina dendritica, qui vedete una ricostruzione fatta col microscopio elettronico, quelle si vedono bene, la spina dendritica quindi appunto è questa porzione in cui viene ricevuta una sinapsi e molto spesso appunto vedete c'è questo collo molto lungo, ok? Così si può limonare in privato senza farlo sapere agli altri. Però per un po', poi da volte si stufano e dopo basta, cambiano assone e vanno con un altro. Ok, però questo vi dà l'idea, quindi il dendrite non sempre è liscio, spesso e volentieri ha queste spine dendritiche, quindi quando lo vedete tutto spinoso così, ognuna di queste spine di fatto è il punto di ricezione di una sinapsi. E basta, e basta. Ok, l'assone lo vediamo domani. Così in realtà domani faccio l'assone, inizio la glia e poi dovremmo farcela a finire tutto sicuramente mercoledì. Ah, c'è anche la sinistra. Sì, sì, ce la faccio, ce la faccio! Thank you.